Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Su questi temi in particolare? Sì, no, su questo concetto di vittoria che non deve... La questione è non deve vincere nessuno, poi si arriva a questo in una parte politica, per una parte politica italiana. Ma non so se non deve vincere nessuno. È vero certamente che Draghi, da almeno 10 giorni a questa parte, sta seguendo la posizione che è quella di Macron, che è anche quella di Scholz, ma Scholz, come ogni leader tedesco, se dice anche una parola al riguardo che sia fuori dalla normalità, gli americani ovviamente lo assalgono, mentre un francese come Macron ha nettamente un margine di manovra maggiore. Draghi è timido, insomma, il governo italiano credeva di avere un discreto margine di manovra all'inizio di questa guerra, poi gli americani lo hanno molto strattonato, gli hanno spiegato che non era proprio così, però ha avuto coraggio lo stesso Draghi a Washington quando, a domanda specifica proprio riguardante la vittoria, gli è stato chiesto nella conferenza stampa all'ambasciata italiana: ma qual è la vittoria che possiamo perseguire in Ucraina? E Draghi ha risposto molto semplicemente: lo deve decidere Zelensky. E cosa che ha ridetto in Parlamento? Che ha ridetto in Parlamento, esatto, era la prima volta che lo diceva, che è un'iperbole, però segnala una nostra posizione, cioè non devono essere gli americani, tradotto, e nemmeno noi, a dirla proprio tutta, che comunque stiamo aiutando legittimamente e fortemente l'Ucraina. E nemmeno la Russia, Dario Fabbri. Beh no, beh, ci mancherebbe anche. Appunto. Cioè, questo lo diamo per scontato. Insomma, un paese che ne invade un altro poi non può stabilire da sé, se non appunto dopo esserselo preso totalmente, che cosa ne sarà di quel paese. E forse nemmeno in quel caso dovrebbe, se dovessimo dirla tutta. Questo Alessandra lo darei per scontato, perlomeno. Può essere soltanto l'Ucraina o ciò che ne residua, perché poi il grande punto, ieri leggevo i punti per l'eccezione del programma, insomma, come del progetto di pace, definiamolo così, avanzato dall'Italia, che è un progetto di pace mediamente lunare, ma che ha dentro di sé anche un tentativo genuino, e questo va lodato, per carità. Ma il terzo punto mi sembra che fosse quello sulle acquisizioni territoriali. In quel punto si scrive che i territori che sono nella disponibilità della Russia devono tornare nella sovranità di Kiev, ma con autonomia. Ecco, già spiegare questo a Mosca diventa molto molto difficile. Ultimissimo punto, cioè che cosa può succedere se noi non troviamo un compromesso? Mi sembra che tu volessi sollecitarmi, sì, su questo sì. Perché lo aveva detto, cioè Fassina diceva non deve essere un compromesso e basta, non l'idea di, insomma, forse un grado meno però di quello che dicevi tu. Sì, ma sai, un compromesso e basta, bisogna vedere quale compromesso, cioè bisogna sempre mettersi poi nei panni delle persone. È tutto vero, cioè ci sono conseguenze molto gravi alimentari e non solo, soprattutto le conseguenze più gravi sono sempre strategiche, cioè la Russia è colpa della Russia, cioè se l'è anche cercata, rischia seriamente di finire nelle grinfie della Cina. La Cina nei prossimi anni se la mangia, perché Putin andrà col cappello in mano a Pechino a chiedere aiuto: prendetevi una parte dei nostri idrocarburi, prendetevi il grano. I cinesi diranno: benissimo, molto volentieri, siediti, parliamone, ma il prezzo lo facciamo noi. Ci mancherebbe, insomma, insegnare a fare i mercanti ai cinesi è un'impresa che va oltre l'umano, quindi questo Putin lo sa molto bene, e questo è certamente un danno per l'Europa, cioè non avere più nessun interlocutore dall'altra parte, ma semplicemente un paese che, come si muove, fa la guerra o diventa una porzione immensa dell'influenza cinese, per noi non può essere un vantaggio. E a seguire tutte le catastrofiche conseguenze, per carità, dalla carestia, il movimento quindi successivo dei migranti, eccetera. Mi annoto... Detto tutto questo, sì, prego. No, chiudo, Alessandro, vai. Per rispondere al punto in sé, però questo non significa che noi possiamo, a modesto avviso, imporre un compromesso a chi sta subendo l'invasione del proprio territorio, cioè gli ucraini che dicono: noi non vogliamo cedere ciò che ci hanno sottratto. È vero, tutto è regolato da rapporti di forza, siamo d'accordo, per questo dico che il progetto italiano è un progetto, non oso immaginare le reazioni di chi lo ha letto a Mosca, ma benissimo, malissimo, fate voi. È vero che sia tutto regolato da rapporti di forza, ma allo stesso modo non possiamo non metterci nei panni di Kiev, che comunque ancora davanti alle operazioni sul terreno spera, a mio avviso legittimamente, di ricacciarli indietro. Cioè se tu riesci a resistere su Kiev, riesci a cacciarli indietro a Kharkiv, non gli fai sfondare il fronte nel Donbass,
nel frattempo ti stanno arrivando, come stanno arrivando armamenti pesanti all'Ucraina che non si vedevano in questa massiccia forma dalla Seconda Guerra Mondiale. Gli americani stanno investendo oltre 20 miliardi di dollari, una cifra da impazzimento. Gli ucraini, a mio avviso, hanno la legittima speranza di ricacciare i russi fino al confine. Adesso è un po' complesso dire loro, però fermatevi e dategli tutto quello che si sono presi fin qui. Diventa difficile. Chiaro.